Il milanese Rembrandt Bugatti, classe 1884, fratello del noto fondatore dell'omonimo marchio automobilistico, era secondogenito dell'artista Art Nouveau Carlo Bugatti. La Alte Nationalgalerie di Berlino dedica adesso a Rembrandt una vasta mostra. Fin da ragazzo Rembrandt si appassionò alla natura, le sue sculture maggiori rappresentano gli animali. Credo che Bugatti sia stato un grande e serio artista. Non rappresentò gli animali in modo trionfale o in scene di combattimento come status symbol per l'alta società. Si recava allo zoo come si va in un luogo sicuro. Sfruttava la varietà delle forme e dei colori, dedicandosi all'arte con serietà. Così fece cose effettivamente speciali. In einer ganz großen Ernsthaftigkeit umsetzt und das macht ihn so besonders. Il suo amore per la natura lo portò a spendere molto tempo nelle riserve naturali, studiò le caratteristiche e le abitudini degli animali esotici. Le sue sculture di animali, come elefanti, pantere e leoni, divennero molto popolari, tanto da costituire le sue opere più pregiate. Bugatti visse in un ambiente culturalmente stimolante, continuamente circondato da artisti che frequentavano la casa dei genitori. Nel 1903 la famiglia si trasferì a Parigi. Collocò una mela in modo tale che l'elefante fu costretto a torcersi per acchiapparla, così poter rendersi conto dell'agilità di questi grandi animali e poterla descrivere. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale Bugatti si rese disponibile per accudire gli animali in uno zoo francese, ma fu traumatizzato dal fatto che molti vennero soppressi per diverse ragioni. Nel 1916, a 32 anni, si tolse la vita inalando del gas. La mostra a Berlino dura fino al 27 luglio.